Mi chiamo Fannia. Sono la figlia della signora del mare. Ed ho 24 anni. Quando è iniziata questa storia ne avevo 16. Io ho considerato mia madre una poco di buono e mio padre un egoista che meritava quello che stava accadendo. Io non comunicavo con i miei genitori, pensavo solo ai fatti miei. Mia madre era bella, anzi era bellissima. Era un'eclettica con tanti interessi che viveva nel suo mondo fantastico. Per giunta era molto sicura di sé, almeno fino a quando non è successo quel che racconterò. Mio padre, invece, era un materialista che pensava solo agli affari e le uniche discussioni che sosteneva con entusiasmo erano quelle economiche. Mamma e papà non avevano niente in comune, però non litigavano quasi mai. Poi, all'improvviso, e questo mi ha scosso dalla mia indifferenza, è scoppiato l'inferno. Litigi continui fino alla violenza, poi la fuga e il coinvolgimento di altre persone. Partite per una vacanza, una tranquilla crociera in barca a vela che si è trasformata in un'avventura. Un'avventura pericolosa. E quindi qual è il motivo per cui vuoi separarti da tuo marito? Io non l'ho mai amato. L'ho sposato perché non vedevo l'ora di uscire di casa. Era un inferno con mio padre. Lui era un bravo ragazzo, simpatico, anche molto affettuoso. Ma l'amore è un'altra cosa. L'ho scoperto solo adesso. Meglio tardi che mai, no? E cosa hai scoperto solo adesso? Io quello che sto vivendo, quello che mi è capitato è qualcosa di speciale. Mi sento come una ragazzina del liceo. Mi tremano le gambe quando lo sento al telefono. Vibro come una foglia al vento quando sento la sua voce. E anche se è una storia impossibile, lo so, mi rendo conto, ma la vita è mia e si vive una volta sola. Scusami, vado via. Forse ho già detto troppo. Ah, scusami Carlo, per la visita di controllo, torno la prossima settimana. No, Deborah, mi dispiace, ma io la settimana prossima non ci sono. È il mare che mi aiuta a superare i momenti difficili o semplicemente a sentirmi bene, in pace con me stesso. Il mare è come la vita, è ora calmo, ora tempestoso, ma sempre tanto ricco di sorprese. Carlo, vieni Carlo. Sì, Davide, che c'è? Arrivo. Vedi, nel pomeriggio the beat goes on, the beat goes on, drums keep pounding a rhythm to the brain, la da 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 dee, la da 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 da.
once the rage. History has turned a page. The miniskirt, the current thing. Goes on, the beat goes on. Signora del mare, siamo lieti di averti a bordo. Deborah, Deborah, vuoi raggiungermi? Ho trovato la casa della ragazza. Augusto, torna qui, mi hai fatto preoccupare. Così mi racconti tutto con calma. Agiremo domani. Vedi, nel pomeriggio andiamo verso sud. Facciamo inversione all'isolotto di Dascali. Nel canale fra Itaca e Cefalù. Bello, bello. Non posso aprire gli occhi, ho una nausea tremenda, la testa mi scoppia. Com'è possibile? Mi avranno drogato. Un solo bicchiere di spumante non mi poteva ridurre in questo stato. Dov'è Nora? Che ora sono? Davide, vieni giù. Manfred ha scoperto il rilevatore sanitario che ho messo in barca. Ora sta venendo lui verso di noi. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo pensare al peggio. Che dici? Vogliamo invertire la rotta. E a che può servire? Quel missile può viaggiare a 40 nodi. Se spara allo scafo, coleremo a picco. Sono in due, maledizione. Se uno guida e l'altro spara, non abbiamo possibilità di cavarcela. Sailbot Kokab to Coast Guard, over.